Ragazzi, benvenuti a questo pre-show di WWF Fastlane qui da Cleveland in Ohio. E Lilian Garcia ci sta introducendo al match valevole per il titolo femminile. E da Emanuele Filoni, Davide Montebello, Matteo Valentini. Ragazzi, siete pronti per questo match femminile che insomma rappresenta il nostro pre-show? O non me ne frega una mazza? Bella domanda questa. Questa è veramente una domanda brutta e scomoda, però. Prima di iniziare il match, Matteo, per iniziare il match vorrei che tu ci spiegassi cos'è accaduto poc'anzi. Non abbiamo commentato, ma avrete visto un po' tutti. Ma devo proprio io? Lei sorteggia me? In due parole. Sì, dai, in due parole. Chi c'era? In due parole. John, il signor pranzo, e c'era anche Refo. Cosa è successo? È successo che il campione in carica, diciamo che è un po' arrabbiato con pranzo, perché è quello che è successo l'ultima volta, sai, messaggi criptici, così non si capiva bene una mazza. I messaggi criptici, che gran uomo, ragazzi, che il criptico, il capitano Kirk. Vabbè ragazzi, vabbè, comunque sia, quello che intendi dire è che la colpa viene data un po' a Gian Pranzo, no, per questi messaggi. Già, sembra che sia stato proprio lui, però non c'è la certezza, ecco. Lui si sta difendendo, abbiamo... no, Gian Pranzo? Sì, non abbiamo prove a favore, cioè non sappiamo se veramente Gian Pranzo sì. Non è detto che sia stato per forza pranzo, potrebbe essere stato anche qualcun altro. Intanto, cioè, mandare dei messaggi criptici non è che ci voglia tutta sto gran genio, basta avere conoscenze della regia e gira. Sì, in effetti, cioè, sì, ragazzi. Potrebbe Vuton lì la punce, potrebbe essere anche lo stesso Shane. Fare un esempio. Sì, ma a che pro alla fine? Fare staccare Rayford da pranzo. Cioè, vabbè, non che siano tutti sti legami, comunque. Sì, però. E se invece fossero pranzo e Ross insieme? Anche. Ci avrebbe un po' di logica. Beh, fine. Quello sì, probabilmente. Qui intanto il match è iniziato, Sì. Iniziano già le mazzate di Tina, che sta tipo già distruggendo Meg. Aiuto. Oddio. Vabbè, ciao ginocchia. C'erano una volta le ginocchia di Meg. Giusto una volta. E anche le tibie, dai. Basta che aggiungiamo ancora il dolore. Di meno il dolore in quella zona lì. Vabbè. E qui poi un suplex. Beh, Tina Howard, ragazzi, è davvero fenomenale, cioè ora non a caso poi sì, la campionessa, ragazzi. Però diciamo che Karen Blake, secondo me, è stata sfortunata a trovarsi questa avversaria in questo momento della sua carriera. Quello sicuramente, perché ricordiamoci che Tina è arrivata più o meno dal nulla, comunque, perché noi non la conoscevamo. Sì. E Karen, conosciamo che Karen, diciamo che ha l'abitudine di sottovalutare un po' troppo le sue sfidanti. Sì, perché? Però diciamo anche che ha battuto Debra Barton, quindi nella linea sella, insomma, non è che ha battuto una cosa. Vabbè, ok, però da quando è diventata campionessa non è che abbia impegnata, cioè si è impegnata, però sì, diciamo, pensare, non è che con Marti, li abbia tenute poi in conto. Anche se vi ricordate, con Tina Howard, tipo, gli ha detto: ma tu cosa fai qui? Ma vai via, praticamente. Cosa vuoi da me? Cioè, il titolo. Già ti fa capire quanto può tenere in considerazione una contendente. Che è vero che non sai com'è, non sai come combatte tutto, però. Certo, questo sì, assolutamente. Oh, attenzione! Vabbè. Ciao, abbraccio. Marcino se ne va. Ragazzi, Meg come può vincere questo match? Con una bella una botta del culo.
Ecco. Sotto forma di una botta del culo. Vabbè, che fantasia. Roll up, dai, su, facciamo il professionale. Bravo, Matt. Vabbè, non è detto roll up, anche una manovra sleale, un colpo là dove non batte il sole. Per dire, un dito nell'occhio fatto male. Tante cose, gente, cioè, non c'è solo un roll up. Beh, certo, sì. Cioè, non c'è solo lo schienamento di rapina. Anche tipo lo schienamento sleale per sé. Beh, fare certo, sì. Questo sì, assolutamente. Qui intanto continua la tortura medievale al braccio sinistro. Braccio sinistro. Vabbè, disarma, l'aiuto. Sempre sì. Sullo stesso braccio. Quindi però so Meg in qualche modo, secondo me, è piccoletta, quindi riesce a evitarlo agevolmente. Ho capito, ma lo eviti una, lo eviti due, lo puoi evitare tre volte, però alla quarta se ti prende non so se riesci a evitarlo, Questo non lo o evita. Si stacca. Exploder Super, sì. Oddio, number one punch, incredibile. Vediamo. E invece, gli ha detto, volevi beccarmi, invece. Beh, mamma devo mia, dire la verità, ragazzi, che comunque Meg non sta sfigurando proprio, dai. È vero? Oh, attenzione! Complimenti Meg. Beh, dicevo, se diciamo noi... che... Sì. Vai. No, vai. No, vada lei. Vada lei. Va bene, con calma. Meg, dai, sta ben figurando su. Anche se Tina, se si alza, la rompe. Però, qualcosina fa. Sì, concordo io, concordo pienamente. Tina Howard, però, se veramente... Se ti riesci a prendere con la faintness o comunque con... suplex con le sue manovre di sottomissione davvero letale. Qui però Meg è brava nel volare, e secondo me è la scelta giusta questa, no? Di volare su Tina. Ecco. Adesso va a fare la figa del villaggio, perché giustamente mi sembra giusto. Dopo una bella stabilità. Chi vi ricorda quando fa la figa della sulla staccionata? Sulla staccionata? Il nostro caro Francone Nazionale / Martino. La fusione. Vi ricordate che ha fatto Franco? Sì, no, non potete dimenticare. Cosa c'è? Vi ricordate che cosa ha fatto Franco nella settimana, insomma, due giorni fa? Sì, ha vinto. Ha stupito tutti vincendo. Incredibile. Grande Franco. Beh, quella ragazzi è la forca. Del Franco Nemi. Era forza, volevo dire forza, non viene più forza. Oh, qui di Howard le spalle. Vabbè, addio. Aiuto. Mi ha fatto conoscere il terreno, il tappeto, tutto quello che vuoi, il ring. Ecco. Tutto quanto. Calcio alle costole. Ragazzi, Meg colpisce, però sembra che i suoi colpi non siano così forti, no? Che possono davvero... non possono infastidire questa di Nawar, secondo me. Sì, infatti. Cioè, anche noi siamo un po' prevenuti, comunque. Tanto qua, ecco. Prevenuti, però guarda qua che manovra che ti tira fuori. Appunto, per quello è anche abbastanza difficile commentare, perché... Cioè, è vero, Meg... Adesso qua va lo schienamento. Uno, due. Niente. No. Cioè, Meg, sì, ok, brava, complimenti, però... Tina, come ho detto prima, si alza, la rompe. Cioè... Semplicemente. Cioè, non è che ci sono altri anche qua, bello questo back suplex, però... Sì, però questa è più difensiva come mossa. Cioè, capito? Le mosse difensive chiaramente non vanno... Diciamo, io a danneggiare l'avrei colpita, sai dove? Tanto disarma qui. Colpita. Ecco, sì, vabbè, alle figlie, va bene. Vabbè, alle gambe, dai, vado un po' più generico. Ok. Oppure dai, alla... Ecco, sì. No, punterei un'altra cosa. Punterei un'altra cosa, ma non si può dire. Quinta c'è sotto la corda. Ecco. Vabbè, piede sotto la corda. Giustamente arbitro si sveglia un po', la serata è lunga, molto lunga, quindi
con calma. Vediamo qualcosa si inventa Tina. Calcio secco e poi oh, giro, giro. London Eye, giusto? Sì, la mossa di è vero. Lascio gli onori di casa chi lo conosce. E chi lo conosce? Bella domanda. Dai, salti su da solo, senza che la interpelli, signor Valentini. Di chi è sta mossa? Del grande, dell'unico, inimitabile. Me lo vuoi far dire a me perché non lo sai, eh? Era la faccia Clarams, dai, su. Vabbè, non dica queste cose in diretta che dopo potrebbero capire male i nostri fan. Faccia finta che io lo sappia. Oh, qui intanto volano ragazzi da una Rai, Di nuovo, ciao. Occhio che c'è il copyright. Arriva la querela, arriva il poliziotto che gli manca. Adesso vediamo entrare il poliziotto che denuncia Tina, non usa la mossa. Ragazzi, stiamo un po' cavoleggiando perché sinceramente il match c'è Meg, lo sta anche lottando bene, però sembra che Tina abbia qualcosa, una marcia in più, dai, diciamo la verità. È superiore, cioè non geneticamente che, superiore. Non che Tina, diciamo. Secondo me Tina ha lottato meglio contro Karen Blake. Dolore forte alla tibia. Oh, ma tu questa tibia c'hai a morte. Oh, ma hai visto come l'ha parato? Gli ha tirato un cazzo tasso sulla tibia, cioè voglio dire. Sondaggio a casa, volete che Davide interpelli sempre la tibia o no? Lasciatelo sotto nei commenti. Scusa, se tu colpisci con la parte sotto della gamba, sì, ma con c'è... cosa colpisci? Col pene? Cioè non lo so. Cioè voglio dire che te con cosa colpisci? Stacchi un altro pezzo della anche gamba, i muscoli non... colpisce. Non è solo un gesto della tibia. Uno, due. Ho capito, però. Oddio, la parte più dura in teoria è la tibia. Ok. Cioè, è sempre uno. Tibiomane. Abbiamo un tibiomane. Ecco. Tibiomane. Va bene. Oh, attenzione, McDriver! Oh, subito. Beh, ma subito. Non la ma cosa fai, la figa del villaggio? Valla a schienare, dai! E che ca... vabbè, buonanotte. Adesso Tina si alza. E la rompe. La prende, la rompe, la carica tipo un gorilla. La butta a terra. Gorilla. Aspetta, che è il film che devo fare. Oh! Qua c'è un gorilla. Quanto te l'ho detto! Powerbomb. Uno, vabbè, uno, due, no. No. La tramuta in una Boston Crab, ma se lui tocca la corda. Sì, ha toccato la corda. Vabbè, l'arbitro comunque, addio, campa cavallo. No, guarda, ragazzi, comunque sì, è devastante. Disarmer. Ma ci sono le corde. Vabbè, più errore comunque, però, sono sempre danni. Assolutamente, ragazzi. Certo qui Meg però si rimette. Oh, Joe Breaker. Meg gli manca il colpo del KO, ragazzi. È sempre di lì e poi non riesce a chiuderla. Beh, solo il colpo del KO. Vabbè. Dai, Meg. Comunque sia, io un 7 glielo do a Meg. Perché sta lottando bene. No, ma cioè... Meg sta lottando bene indiscutibilmente. Però, come ho detto prima, Tina Howard la rompe. Cioè non è colpa sua, è anche la sua struttura fisica che proprio Tina Howard, oddio. È un'altra cosa, cioè è una battaglia persa questa, cioè diciamolo. La super sembra una formichina che va contro un bisonte praticamente. Sì. Ragazzi, cioè... comunque, lei non è una diva alla fine. Cioè lei è proprio una fighter, diciamo, rispetto agli altri. Ecco la differenza magari tra Meg, la differenza principale, no? Abbiamo capito, però quando entri nel wrestling, anche se sei una fighter, devi un po' adattarti, cioè no, semmai il contrario, quando sei una diva devi adattare a essere la fighter, appunto. Tu hai detto il contrario. Basta, va bene, ho capito, sto zitto, basta, non commento più, vado via. me ne torno in albergo, basta, sta gente non mi vuole aiutare. Comunque sia, vabbè. Attenzione, un po' verde il questo Russian Sweep. Invece sto andando via, ciao. Guardate che se te vede di now, guarda. Oh, ragazzi, per immaginare Davide se ne va, distrae Meg e Tina vince.
Ma perché devo distrarre Meg? Perché Meg sta in vantaggio perché... adesso, ragazzi. E vabbè, ma se Meg si diconcentra... Meg attack. Diconcentra o deconcentra? Si diventa un deconcentrato di sucche polpa, non è colpa mia. Oh, attenzione, qui intanto ragazzi, il match... No, non credo che vada in fine subito. Uno, due. Non c'è tre. È una mega attack, non penso che metta giù Tina, Beh, cioè. Beh. Oddio! Cos'è? Una recarrana incredibile. Cioè, fatta da Dean Howard, sì. Oh, attenzione! Vabbè, mamma mia, è come vedere Mike. Vai. No, vai. E come stavo dicendo, è come vedere Mike Emmett che ti fa una 450 splash. Oh ragazzi, momento dell'anno se dovesse succedere. Mamma mia, aiuto. Vabbè. Però non ci metterei la mano sul fuoco. Eh sì. Spero che non la faccia contro uno fra Col Jason e Edward stasera, perché sennò poverino. Veramente, ma ci scappa. No, altro che magia, ci scatta il morto in diretta lì. Ragazzi, qua suplex riversato da parte di Meg. Siamo alle battute, penso, finali di questo confronto titolato. Ricordiamo titolo femminile in palio. Meg è abbastanza stanca, comunque. Ragazzi, non so se c'è... pronostico su chi possa essere la prima sfidante a WrestleMania. Nel caso Tina dovesse battere Meg. Un ritorno di Karen, magari. Ma se torna. Anche io vado con Karen, perché al momento non avrei idea, sinceramente. Io invece, vi dico magari una Deborah Barton, una Kimberly Jason. Anche, o magari tutte e tre. Bello, sarebbe bello. Tutte e quattro, semmai. Tina. No, io dico le sfidanti. La campionessa è stata uno, due. Gente, la campionessa è sottintesa. Sono il titolo di scala. Difende. Ragazzi, qua però ci stiamo perdendo il finale. Sì. Lei è colpa delle sue domande travolgenti. Anche. Vabbè. Da tronchetto più che altro. Oddio, capture suplex. E via. Va bene, un manichino dei crash test praticamente. Quando Tina comanda. Mamma mia, che fa qui? Si sorchica. Mamma mia! Non c'è più la testa. La decapitata. Cioè, non proprio decapitata, però. Bello, la carrana. Dai, Meg, c'è, dai, su. Crediamo in te, non è vero. Sì, però qui sbaglia allontanarla, ci ho messo troppo tempo, infatti la va a prendere Tina Howard e penso che la va a chiudere. Oh, qua l'ha presa, gente. Non l'ha presa bene. La fine. Vabbè, braccio sinistro comunque è andato a farsi bene di... no! Invece ci ha fregato. Sì, però Meg non riesce mai comunque... a... chi sbaglia clamorosamente. Aia, oddio! Presa. No! Fitness! Addio. La stroncata. Uno, due, e tre. Mamma mia. Beh, ragazzi... Ma come da pronostico. Sì. Che mossa tirannica. Anzi, Dio. Cioè, io la voglio vedere contro Deborah Barton questa, comunque. Vabbè, dai, non è che la devi sollevare come un suplex proprio, Magari da carrevante e poi sorta di GTS poi alla fin fine. Guarda che botta, spero che ce la facciano rivedere, perché penso di merita comunque. Qua, la tira dentro nel ring, dov'è la ma guarda. Eccola. Mamma mia. Ti manda a letto. Solo. Uno, due, solo a letto. Tre. Ah, non lo so. Beh, ragazzi, mamma direi mia. Che... Oh, attenzione! Cosa? Aiuto! Da dove è venuta fuori, dai? Appunto. Ma cosa? Da replay. vabbè. Sì, ma certo, qua Kimberly Jason intanto ha sconfitto Meg, vi ricorderete. Quindi, secondo me, a questo punto potrebbe essere lei la prima sfidante adesso, Non so se avreste il media, ma potrebbe essere anche prima, magari. Non sarebbe male, comunque. No, assolutamente. Ragazzi... Vi lascio ai festeggiamenti di Kimberly Jason, noi torniamo tra poco. Okay.